Ma è stata una buona partita in prospettiva della Finlandia. Non era una partita facile perché loro, a parte il risultato, è una squadra tosta, era abbastanza aggressiva, però noi siamo state brave a girare palla e buttare dentro le occasioni. E adesso speriamo di andare in Finlandia e portarci a casa anche il risultato. Sicuramente servirà tanta cattiveria, tanta forza e sicuramente servirà anche il gruppo, perché noi quando in campo siamo un bel gruppo, non ce n'è per nessuno, quindi esprimiamo un bel gioco e speriamo davvero di portare a casa il risultato. L'andata avevamo giocato meglio noi, fortunatamente le occasioni non sono entrate tutte, speriamo nel ritorno insomma di far meglio. Sì, Ascoli sinceramente fisicamente forse erano meno rispetto a noi e sicuramente ritorno saranno più agguerrite e non molleranno un secondo. Sono arrivati qui senza un attaccante, questo sai, ti crea problemi quando crei troppa densità in mezzo al campo, poi il contrario scivoloso, pallone scivoloso, la pioggia che è venuta, è difficile giocare a pallone. Comunque una buona prestazione, dai, accontentiamoci. Abbiamo fatto grandi azioni non finalizzate per poco, però gol molto belli. Bene, sono contento perché prima di tutto adesso fra 4 giorni abbiamo la Finlandia e non si è fatto male a nessuno, non abbiamo nessun qualificato, quindi andiamo con la squadra al massimo. Meglio di così, poi sceglierò lì quando siamo al momento, vediamo che succede. Andiamo lì e giochiamo in un terreno sintetico, quindi per noi è un problema che veniamo dall'erba, liscia, veloce, bagnata. Adesso andiamo lì e bisogna cambiare scarpini, bisogna cambiare mentalità, bisogna cambiare tutto. Il coraggio, andare lì senza paura, essere una squadra di carattere e dimostrare che abbiamo anche noi raggiunto il nostro risultato, hai raggiunto anche un obiettivo che è quello di essere autosufficienti e autoritari. Un aggettivo per definire questa Italia? Fantastica. Io credo che prima di tutto oggi era importante ritrovarci un po', perché era un po' che insomma non giocavamo insieme, e poi fare i 3 punti perché quelli erano d'obbligo, poi i gol se giochi in un certo modo alla fine vengono, ma a noi quello più di tanto non ci interessava portare a casa la vittoria con il minimo sforzo, senza rischiare infortunio di prendere ammonizioni, perché la prossima partita è decisiva. Loro sono in vantaggio da un punto di vista di risultati perché giocano in casa e possono permettersi anche uno 0-0. Sono in crescita a livello fisico perché il campionato è ripreso da un paio di mesi, mentre noi è finito un paio di mesi, un mese almeno. Però sappiamo anche che noi andiamo lì per vincere, dobbiamo vincere, quindi forse questa concezione forse può essere un'arma a nostro vantaggio, perché se noi iniziamo a giocare per il pareggio alla fine poi la partita la perdiamo, invece se stiamo insomma con l'acqua alla gola esce fuori alla fine una grande prestazione. Quindi in una parola, come dovrà essere questa Italia? Cattiva.